Siamo qui con Berat, all'interno di Exploit, un'aula occupata all'interno dell'Università di Pisa. Berat è di Istanbul, ha vissuto per molto tempo in quella città e vorremmo discutere un po' con lei di quello che sta succedendo in questi giorni in Turchia, che cosa sta succedendo appunto in questi giorni. Allora, tutto è cominciato infatti con il progetto del governo che praticamente volevano costruire un vecchio casermo che esisteva nel posto di quel famoso Gezi Park quasi un secolo fa, e il governo ha deciso di costruire di nuovo questo casermo per usare come un centro commerciale. Siccome questo parco è uno dei pochissimi spazi verdi ancora nella città, che la gente possono andare liberamente, possono avere un po' tempo, e siccome non c'è bisogno di un altro centro commerciale nella città, che ci sono un sacco, e non c'è bisogno di sacrificare gli alberi, che sono gli alberi molto vecchi, per costruire un centro commerciale, la gente non volevano questo progetto. Per quello hanno fatto un presidio in questo parco, e dopo 3 giorni di questo presidio, poliziotti alle 5 della mattina hanno fatto un intervento molto grave, con violenza molto esagerata. E questo, diciamo, molto pacifico manifestazione, un piccolo manifestazione, è diventato qualcosa molto più grande, è diventato un simbolo, perché nessuno si aspettava un trattamento dal poliziotti così grande, così pesante, e a causa di questo la gente sono scesi sulla piazza contro questo trattamento dei poliziotti. È diventato una grande manifestazione dappertutto della Turchia, non solo Istanbul. E così ancora i manifestanti hanno preso quelle piazze e Gezi Park 2 giorni o 3 giorni fa, però comunque manifestazioni continuano dappertutto della Turchia. Perché tutta questa protesta comunque è nata all'interno, diciamo, di un contesto particolare, quello di Gezi Park, comunque che si trova vicino Piazza Taksim, e qual è un po' il rapporto di chi vive a Istanbul con questa piazza? Prima di tutto, sinceramente la gente erano interessata dall'ecologia degli alberi, anche questo è importante, però comunque questa piazza di Taksim e anche Gezi Park, ovviamente collegato con questa piazza, è molto importante per memoria collettiva del popolo, perché una piazza che sempre si fa manifestazioni, protesti, ha un valore politico, un significato particolare. Per esempio, sempre il 1º maggio del 1977, quando c'era una grande manifestazione per il 1º maggio, non si sa chi è, però qualche persone dagli edifici hanno sparato sulla gente, e più di 30 persone sono morti e tanti gli altri sono feriti. E dopo questo evento il governo aveva vietato di fare manifestazioni per 1º maggio su questa piazza. E per quello anche è un simbolo importante. E da tanti anni non era possibile fare manifestazioni su questa piazza fino agli ultimi 2 o 3 anni. Però questo anno di nuovo il governo ha deciso di non permettere fare manifestazioni per 1º maggio su questa piazza. E è successo di nuovo un grande scontri con poliziotti, chi voleva fare manifestazione per 1º maggio.
Però sinceramente non si aspettava per una manifestazione così pacifica per Gezi Park e finire in questo modo. E quindi sia politicamente un posto importante, un piazza importante perché vediamo che il governo vuole chiudere questa piazza per tutte le manifestazioni, evitare una politica contro il governo. E per quello anche è importante questa piazza perché vuol dire essere contro, essere dissidente, essere politico vuol dire infatti. Quest'anno la manifestazione del 1º maggio è stata impedita con la scusa dei lavori che si stanno facendo in quella Sì, piazza. esatto, era una scusa per evitare manifestazioni. Sì, esatto, di nuovo con questo lavoro di costruzione. Ma cosa sta succedendo comunque intorno a questa piazza? Cosa stanno costruendo? Quali sono i piani in qualche modo del governo, del sindaco, della città, insomma, rispetto a questi spazi? Perché da come racconti, questa piazza è proprio un simbolo comunque del popolo per manifestare contro il governo, per chi comunque vuole essere un dissidente comunque rispetto alle politiche del governo. Quindi la chiusura di questa piazza significherebbe anche provare a cancellare questa memoria collettiva di cui parlavi. Sì, esatto. Sembra che l'obiettivo è questo, però anche adesso diciamo questa piazza è diventato anche un simbolo, Gezi Park è diventato un simbolo per tante cose che la gente non erano contenti dalle politiche del governo, perché questo non solo si tratta di una piazza, di un parco. Perché da 11 anni che quel governo abbiamo, che governa Turchia, hanno fatto, ancora stanno facendo una trasformazione dell'urbana, che è basato su speculazioni Edilizie. edilizie. E tante altre politiche del governo che non siamo contenti. E questa trasformazione della città vediamo che non è per favore della gente, del popolo, però per fare ricchi più ricchi e come una conseguenza diventa poveri più poveri. E costruiscono un sacco di nuovi edifici che non c'è bisogno e non si sa chi comprerà tutti questi edifici che quando la gente diventano più poveri non è possibile comprare, non è possibile consumare più. E questa trasformazione è molto, molto tragico per la città, perché comunque, per esempio, vorrei fare un esempio vicino anche a questo, Piazza di Taksim, è un parte che si chiama Tarlabaşı. E questo è un esempio molto, molto particolare di questa trasformazione urbana che siccome è una parte della città molto vicino al centro, però chi vive lì sono tutto marginali, fra virgolette, del popolo, di africani, curdi, prostituti, come si diceva, Zingari. zingari che vivono lì. Non è un buon, come si dice, buona impressione per il nostro paese, pensano così. E un posto così del centro si può usare per fare soldi più. E per quello hanno pulito tutta questa gente che vivono lì, che non avevano possibilità di traslocare in un altro posto per forza. Hanno pulito da tutta questa gente. Hanno costruito un sacco di nuovi edifici per vendere con prezzi molto alti. Questo si può vedere anche quel problema del progetto di caserma collegato con questa grande trasformazione della città, sia a Istanbul sia nelle altre città.
che sta succedendo. La protesta però, come abbiamo visto, si è anche estesa al di là della città di Istanbul. Comunque ci sono state manifestazioni anche in altre città. Chi è che sta scendendo in piazza comunque in questi giorni? Quali sono un po' i motivi di tutta questa rabbia e determinazione che stiamo vedendo in questi giorni in Turchia? Possiamo dire che ci sono ogni tipo di persone che puoi vedere adesso sulla piazza, anzi la gente non hanno mai sceso su piazza per fare una manifestazione prima, adesso manifestano perché diversi motivi ci sono, però possiamo dire prima di tutto la gente hanno visto questo evento, questo trattamento dei poliziotti come una minaccia per libertà di espressione, per l'uso dei diritti democratici che normalmente dobbiamo avere se abbiamo una democrazia in Turchia. Prima di tutto per quello possiamo dire, e perché anche il governo diventa una dittatoria piano piano e questo preoccupa la gente normalmente. E le altre cose. Ci sono tanti gli altri motivi, da 12-11 anni che quel governo fa diversi politica per diverse cose che la gente non sono soddisfatti, non sono contenti. E hanno paura che il governo non sarà rispettoso a diversi punti di vista, diversi stili della vita, diverse religioni. Hanno paura per quello. E dall'altra parte, per esempio, oggi in Turchia in un mese muoiono 50 o 60 operai mediamente. Questo è molto grave. Perché muoiono così? Perché a causa di condizioni dei lavori. Perché molto, lavorano nelle condizioni molto, molto, diciamo, pericoloso. Non ci sono. Anche se ci sono leggi non funziona. E per quello vediamo ogni giorno la gente muoiono per motivi molto tragici. E dall'altra parte, per esempio, vediamo anche con questa guerra civile in Siria che il nostro governo vuole partecipare. Che nessuna cittadina ha una voglia in questo senso, in questa direzione. Però vediamo che il governo vuole prendere un rischio che non c'è bisogno di prendere. E un mese fa un'esplosione è successa in città della Turchia e un sacco di cittadini sono morti o feriti. E tutto quello di politica del governo fa scontato la gente. E altro che posso dire. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è che questo, come ho letto sui giornali, non turchi ma quelli altri occidentali, che cercano di mostrare queste manifestazioni come un scontro fra musulmani e non musulmani, che non è giusto, anche ci sono musulmani sulla piazza che criticano il governo e non sono contenti di tutto quello che il governo fa. Quindi questo non è un problema di religione o un'altra cosa, però è un problema più grande, un problema di democrazia, perché vediamo che anche se il governo sempre parla di democrazia, sempre parla di come il nostro paese è sviluppato, così bella, però vediamo un sacco di altre cose che non va bene, cambia in modo negativo, sia per i diritti umani sia per gli altri motivi. Quindi, per tutti quei motivi, la gente, sia la gente dei movimenti politici, sia la gente non sono mai scesi su piazza per fare una manifestazione, vedono che adesso questa situazione è una minaccia per il futuro della Turchia, sono sulle piazze per manifestazioni.
Per concludere, che cosa pensi che succederà nei prossimi giorni in Turchia? Che sbocco avranno tutte queste manifestazioni? Prima di tutto vorrei dire che in tutti questi giorni, durante queste manifestazioni, abbiamo visto grande solidarietà fra la gente che non avevamo visto prima, perché ci sono tante persone da diversi punti di vista, diverse tradizioni politici, però vediamo che è molto bella. Tipo studenti di medicina fanno volentieramente, aiutano la gente, o farmacia danno medicina a chi ha bisogno senza chiedere un'idea politica, o vediamo la gente aprono le porte per chi ha bisogno di un posto per curare, per aiutare. Anzi, abbiamo visto che i negozi hanno pubblicato il loro password del wifi per aiutare i manifestanti. Tutti questi erano belli. Vedere tutti questi diversi gruppi tutto insieme è una possibilità che la gente si possono unire. Questo è bello a vedere. Però da un'altra parte è molto difficile prevedere che succederà, perché siccome non c'è un'organizzazione che governa tutti questi diversi gruppi, perché sinceramente era molto, diciamo, naturalmente si rivolge tutte queste manifestazioni, tutti questi protesti. E per quello non è facile sapere come succederà, come finirà. Ci sono diversi gruppi, diversi punti di vista. Però speriamo che almeno queste manifestazioni sarà una risposta al governo, che non possono fare quello che vogliono. Devono prendere in conto i cittadini, anche i dissidenti che vogliono, che dicono. Almeno speriamo questo, però era una bella esperienza anche per il popolo, per vedere come possono unire, come possono fare solidarietà fra loro, anche se non hanno proprio la stessa idea.